facendoci una camminata dalle parti di Castelbellino nelle Marche, approfittando di questi giorni di fuoco, di bolle di calore africano che arrivano, di Caligola, di racconti di estati torride e di futuri incerti, siamo arrivati a casa di qualcuno che ci interessa molto sentire parlare, e questo qualcuno è un grandissimo fotografo. Voi conoscete già le sue fotografie perché hanno fatto da commento a libri che sono stati venduti in tutta Italia, in tutto il mondo, in più edizioni per le maggiori case editrici. Siamo a casa di Paolo, nello studio casa di Paolo Romani, e qui abbiamo la fortuna di potergli fare alcune domande. Paolo, tu sei come un detentore di una di un'arte perduta. Ci hai raccontato che in effetti ormai sono molto pochi i fotografi che fanno le foto così come le fai tu. Beh, io effettivamente faccio le fotografie come sono state sempre fatte, cioè andando in camera oscura e stampando le immagini che ho scattato. La particolarità di questo lavoro sta nel fatto che la stampa manuale viene fatto con un negativo su carta a colore, cosa che nessuno ha mai fatto. Non avendo neanche le scuole, quelle più prestigiose di fotografia, insegnato la stampa da negativo a colori, questo lavoro è diventato esclusivo, cioè mai nessuno ha fatto questo tipo di lavoro. Questo tipo di stampa è stato fatto agli albori del colore con macchinari molto costosi, tutti elettronici e tutti in automatico, per cui nessuno ha più capito la necessità di fare questo tipo di lavoro manuale, anche perché originariamente era molto difficile. Adesso i giovani fotografi si rifiutano, insomma, anche di, quando tu gliene parli mi dicevi di non ne vogliono sapere nulla, insomma, di questa. Un fotografo che mi ha contattato dalla Svizzera, che era un fotografo di moda, ha visto i miei lavori e voleva sapere come si poteva fare per poter avere accesso a questi risultati. La sorpresa sua è stata che io stampassi a colori, cosa che non aveva neanche